parlassi diffusamente del personaggio che hai interpretato, doppiato, in Nuovo Cinema Paradiso. Noiret, senz'altro, dunque, poco prima o nelle more, insomma, del mio lavoro alla Mito Film, mi era stato proposto da una società che si chiama Dea 5, i cui padroni sono Ornella Cappellini e compagni, Silvia Monelli, eccetera, di fare un provino per un film di un certo Giuseppe Tornatore, che io conoscevo per un film che a me era piaciuto, che era Il Camorrista. Camorrista con Ben Gazzara, eccetera. A me era piaciuto per il suo taglio, per il suo approfondimento, sulla camorra, insomma, era molto curato, molto ben diretto. Per cui ben volentieri andai a fare questo provino per questo film che si sarebbe chiamato Nuovo Cinema Paradiso. E il provino era per Philippe Noiret, che era il ruolo del protagonista di questo operatore cinematografico in questo paesino, paesone, paese della Sicilia, che in questo cinema, affiancato dalla passione di un bambino di 7, 8, 9 anni, che voleva rubargli il mestiere appassionatissimo già in quei pochi anni di cinema. So, ho fatto il provino e a un certo punto passò del tempo. Passò del tempo dove non seppi più nulla. Avevo preso senz'altro, dico, guarda, cioè, si è presa una buca, come a volte succede. Passato del tempo, invece, ricevetti dalla CDC una telefonata dove mi si diceva che io ero stato scelto dal regista Giuseppe Tornatore per il ruolo di Alfredo nel film Quindi Lucido. il film doveva essere doppiato Doveva essere dalla doppiato dalla Dea CDC. 5, dove avevo fatto il provino per Noiret, anche perché preciso, mi si era detto che bisognava doppiare Noiret con un accento siciliano, che il regista chiedeva questo. Per cui io, da siciliano, a parte tutto, a parte l'età, a parte il tipo, cioè, essendo siciliano, anche per questo motivo ero stato chiamato a fare il provino. Ripeto, poi per un lungo periodo, abbastanza lungo tempo, non seppi più nulla. Poi improvvisamente, guarda caso, dalla CDC, per strane alchimie al di fuori dalla mia conoscenza, il film era passato dalla Dea 5 alla CDC. E l'ufficio tecnico della CDC mi comunicava che io avevo vinto il provino, che appunto Tornatore mi aveva scelto e che quanto prima mi avrebbero dato i turni per iniziare la lavorazione del film, che lo avrebbe diretto Cesare Barbetti con vicino Tornatore, che non è mai mancato, anche per esperienze future, alla lavorazione del doppiatore dei suoi film. E dopo un certo periodo, appunto, mi chiamarono, mi convocarono, mi lettero i turni e iniziai, intanto con Peppuccio Tornatore, che era un giovane regista, ripeto, di cui avevo un'ottima impressione per il suo primo film importante, che era questo Camorrista, con Ben Gazzara e compagnia, che era un po' la storia di Cutolo, eccetera, Camorra e tutte le dicembre. E stranamente, proprio a pelle, si creò tra lui e me una simpatia, un'intesa, e cominciammo un po' a lavorare, a impostare il personaggio. Lui era abbastanza uno stacanovista, io più di lui. E la cosa che mi è sempre piaciuta, avendo lavorato tanto con Tornatore, è che ci prendevamo un po' i nostri tempi, non c'era l'ansia di dover finire il turno.
per esempio, fatto una certa sequenza di scene, la rivedevamo, ne discutevamo, se ci piaceva la lasciavamo, se no magari si rifacevano degli insert oppure si rifaceva tutta la tavola. E io, che non sono mai soddisfatto di quello che faccio, ben volentieri mi affidavo, anche perché sentivo stima, cercavo, essendo lui di Bagheria, io di Palermo, è tornato, insomma siamo a una trentina di chilometri di distanza l'uno dall'altro, ma la sintonia è quella, gli odori, i profumi di questa Sicilia sono quelli, una Sicilia che andando avanti con gli anni mi andava mancando sempre di più, perché non so, ripescavo nella memoria determinati paesaggi della mia infanzia, il mio mare, le mie rocce, i miei fichi d'India, le mie campagne aride di questa terra. Io sono innamorato, anche vivendo da tanti tanti anni lontano, perché è una terra che è la sintesi di tutto, perché c'è il mare, si va a sciare sull'Etna, ci sono le campagne, ci sono i laghi, c'è di tutto. Ecco, è una grande regione in questo senso. Un po' dimenticata, un po' calpestata, un po' avvilita da sempre, perché purtroppo politicamente devo dire che sempre è un fatto storico, e lo chiarisce molto molto bene Michele Pantaleone in un suo pamphlet che si chiama Mafia e Politica. Cioè, sempre più lontano è lo Stato, più è difficile rompere certi meccanismi di soperchieria, di protezione. Per cui ecco anche, se vogliamo, la nascita di certi effetti mafiosi, perché se lo Stato non mi protegge, io sono debole, ho bisogno di qualcuno che mi protegge, io non voglio, attenzione, giustificare minimamente la mafia, che da protezione diventa gangsterismo assoluto, diventa traffico di stupefacenti, diventa delinquenza pura. Però vi spiego, preso per mano appunto da Pantaleone, da Danilo Dolci, da questa gente che ha vissuto profondamente una realtà cruda, amara, difficile, di una terra aspra, e un po' proprio dimenticata da Dio e dagli uomini, ha vissuto queste realtà e con le unghie e con i denti ha cercato di strappare generazioni all'ignoranza, perché poi l'ignoranza, poi se vogliamo, il guaio primo, perché dove c'è cultura, dove c'è profumo di cultura, dove c'è scuola, dove c'è occupazione, non esistono effetti mafiosi, effetti di delinquenza, perché ci si difende con la forza della cultura, con la forza del proprio spirito. Ecco, adesso non voglio fare l'elogio della Sicilia, ma è un po' questo che, andando avanti con gli anni, mi manca della mia terra. E poi avere incontrato Peppuccio Tornatore, a cui sono stato affezionato profondamente, mi ha dato, facendomi doppiare Noiré, una strana effetto. Io credo, dicono tutti che l'ho doppiato bene, ancora se ne parla, ogni volta che lo ridanno lo vedono tutti con molto piacere, perché mi ha dato la possibilità di doppiare un personaggio che era molto 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 simile a mio nonno. Mio nonno, il padre di mia madre, che era una persona meravigliosa, che nel mio immaginario, di bambino prima, lo vedevo come un gigante, perché io poi, a causa della guerra, mio padre lo conobbi, che ero già grandino, avevo i miei 6 anni, quindi il nonno era l'uomo di casa, il nonno era quello che col suo esempio, con la sua forza, dava coraggio a tutti in un momento difficile, il dopoguerra, praticamente nel profondo sud, nella Sicilia, dove mancava un po' di tutto. E mi arrivavano, e me le ricordo queste voci in casa di amici, mi ricordo la stima che aveva questa gente per mio nonno, che la mafia non lo sfiorava, diciamo, perché il cavaliere ha i suoi attributi di bronzo. Questo era un modo di dire che il nonno, il papà di mamma, non aveva mai accettato compromessi, anche quei compromessi difficili che a volte la mafia imponeva, soprattutto nel campo dell'edilizia. Non a caso c'è la barzelletta, o forse anche non tanto barzelletta, che in tanti palazzi di Palermo, dentro i piloni, c'è qualche scheletro seppellito dentro. Comunque è una buttata, chiaramente pigliavano per quella che è. Però voglio dire, io ho visto in Alfredo, nella rudezza di Alfredo, nella sua
nel suo rapporto con Totuccio, con Salvatore, questo locascio piccolo, piccolo, ma con grande gioia e piacere, che anche con lui si era creato, voleva sapere, ma c'è Vittorio oggi al doppiaggio? E gli si era costruito una pedana particolarmente alta per farlo arrivare al microfono, perché era proprio piccolo, piccolo. E insomma, poi i risultati sono ancora lì. Adesso non lo so più che cosa sarà diventato, un signore di mezza età, non lo so, però ecco, io doppiando Alfredo ricordavo nonno, il mio nonno, e allora cercavo senza, magari questo averlo detto per Puccio, ma cercavo di mediare tra i miei ricordi di questa persona che ho amato profondamente e che ancora oggi, dopo decine e decine e decine di anni che non c'è più, ecco, ce l'ho dentro, ce l'ho nella testa, come le cose belle, le cose care, come la mia terra, come, ecco, non voglio diventare Melenso. E quindi lo doppiavo con grande gioia e cercavamo con Peppuccio sfumature, cercavamo di trovare le intonazioni migliori, il modo migliore. E intanto si creava tra me e Tornatore una sorta di complicità, una sorta di afflato, di stima reciproca, che poi è durata negli anni, è durata, spero che duri ancora, ci siamo un po' persi di vista. Comunque io mi auguro che mi voglia ancora un po' di bene. E poi ecco, si andò avanti con questo film, lo finimmo, fummo contenti del lavoro fatto, rifacemmo qualche cosa che non ci piaceva, che non piaceva a lui o che non piaceva a me. Questo era il bello, che aspettava Dio, cioè, rifacciamo questa, ecco. Ebbene, lui era soddisfatto del lavoro che era venuto. Uscì e fu un attimino un'uscita difficile, perché non ebbe un grosso rientro economico. E la produzione, che era di Cristaldi, lo attribuì un po' a certe lungaggini. Però per Peppuccio lo posso capire, perché io faccio, a me piace fotografare, a me buttare una foto appena un po' mossa non è perfetto, mi costa fatica. Per Peppuccio tagliare un fotogramma era come tagliare una falange di un dito, e allora forse in certi discorsi, in certe situazioni si era attardato un pochino, si era esteso un pochino, e questo Cristaldi un po' mi risulta che lo costrinse a stringare un pochino l'azione, ed ebbe una seconda uscita che ebbe un successo a quel punto eccezionale. Il film io lo rividi, aveva assunto, devo dire, un tono molto più scattante, più dinamico, più si andava presto, prima al senso delle cose, e ripeto, ed ebbe il successo che ha avuto. Intanto finito il film, come quando finiscono le compagnie teatrali, rimane un po' di amaro dentro, ci siamo lasciati, ci vediamo, ci sentiamo. E devo dire che Peppuccio, da quel momento in poi, tutte le cose che ha fatto mi ha sempre voluto accanto. Lui fece un altro film con Philippe Noiret, cioè fece lui e altri tre registi, uno era Bertolucci fratello Giuseppe, uno era lui e uno era, mi pare, Cane si chiamasse l'altro, e erano quattro episodi da 25 minuti ciascuno, e l'episodio di Peppuccio si chiamava Il cane blu, si svolgeva in Emilia Romagna e allora Peppuccio voleva che lo doppiassi io, e devo dire che ebbi delle persone che mi misero dei paletti. Poi lui, da scaramantico qual era, rivoleva la squadra del Nuovo Cinema Paradiso, con cui aveva ottenuto questo successo che lo avrebbe portato poi all'Oscar, al suo primo Oscar. E allora niente, cercavano per mettere, sempre alla CDC, cercavano per mettere avanti i loro attori, posso capire, essendo loro gli interni, dicevano, siccome la storia si svolgeva in Emilia, in Romagna,
E io ero siciliano, ma come si fa, ma Vittorio è siciliano. E lui Peppuccio con grande spirito, ma preoccupata, tanto Vittorio Ciada, mia moglie Ada Maria Serratanetti e Emiliana Do, Ciada vicino ce l'ho in posta il bolognese. E infatti Anna poi mi dette insieme a qualche altro collega, alla Nora Teresa Ricci, bolognese, insomma, e Ada mi dette una mano, perché dovevo avere una cadenza emiliana, che devo dire la frequentazione con Bologna, poi il mio buon orecchio insomma, mi aiutava ad apprendere, ad assimilare. E feci questo film che si chiama, questa sezione, questo quarto di film che si chiama Il cane blu, una storia tenera, molto, molto bella, insomma, certo, sempre con quel profumo dei film di Tornatore, soprattutto della provincia di Tornatore, ma chiaramente non era No Cinema Paradiso. E si fece questo film che andò, anche lui andò bene. Vittorio, vorrei sapere, sì, la tua risposta, sensazione alla notizia che aveva vinto l'Oscar. Beh, è stata una gioia per tutti, è stata per la squadra, devo dire, perché veramente si era creata anche Cesarino Barbetti, che era stato, diciamo, il co-direttore, perché poi diciamoci la verità, Cesarino era sempre presente, soprattutto aiutava Peppuccio molto nelle seconde parti, ma dove doveva intervenire un po' pesantemente, anche per un fatto, intendiamoci, un fatto di linguaggio, di dialetto, di accentuazione siciliana, eccetera, era Peppuccio che mandava avanti la baracca. Però Cesarino, che era un grande professionista, proprio svolgeva il suo lavoro di co-direttore al meglio del meglio, intendiamoci. E allora niente, fu una gioia per tutti noi, ci sentimmo, ci vedemmo, brindammo, festeggiamo un Tornatore e tutto poi ritorna nell'alveo del lavoro, si volta la pagina dell'agenda e si vede di andare avanti. L'altra fortuna che, di cui ringrazio il Tornatore che mi ha procurato, cioè avermi fatto doppiare Noiré in Nuovo Cinema Paradiso, mi ha dato la possibilità di continuare a doppiare quest'attore per tante altre volte, ma con grande gioia, in personaggi molto diversi da Alfredo del Nuovo Cinema Paradiso. Lo doppiai in un film curioso che si chiama Uranus, lo doppiai in un altro film stranamente un po' curioso, Madunnaccia, e poi lo doppiai un film molto simpatico che si chiama Max e Jeremy devono morire. Poi che altro facemmo? Niente baci sulla bocca, un film delicato dove lui era un intellettuale, un professore, un artista leggermente gay. E poi ancora, insomma, ho doppiato tante altre. Ecco, io voglio tornare un secondo soltanto a Nuovo Cinema Paradiso per una piccola curiosità, riportatami da Tornatore, che è lì, gli si può chiedere. Mi diceva Vittorio, io ho portato, quando ha presentato il film in tutta Europa, in tutto il mondo, c'è Vittorio, una domanda ricorrente che tutti i giornalisti mi facevano era questa: dice, Manuare parla così bene l'italiano? E questo mi faceva volare di gioia, perché vuol dire, tu quando non riconosci l'attore che doppia un personaggio, vuol dire che il doppiaggio è un guanto, te lo infili, e vuol dire che ci sei proprio dentro le pieghe, dentro il respiro e dentro tutto. E praticamente c'è la gente che chiaramente in Europa non sapevano chi era Vittorio di prima, però questo suono, questa voce, che era italiano o italiano sicilianizzato, perché io l'avevo fatto con un pesante accento siciliano. E poi la cosa, ecco, altra cosa bella con Tornatore, che lì dove serviva finalmente la parola in dialetto stretto, l'abbiamo usata. E ti do un calcio nel sedere. Allora c'era questa frase, se non te ne vai di qua, ti do un calcio nel sedere, se non te ne vai di qua, ti do un calcio in tuo culo. Questo è il dialetto stretto. Però l'azione faceva capire esattamente anche a Trento, a Trieste, a Udine, quello che avevo detto. Ecco, questa era un'altra cosa bella che Peppuccio lasciava, desiderava. E questo insomma,
era quello che volevo precisare di Nuovo Cinema Paradiso. E poi ti ripeto tutte le altre volte che ho doppiato Noiré in personaggi e ruoli diversi, ma sempre con grande soddisfazione, perché i grandi attori è facilissimo da doppiarli, è facilissimo, perché basta seguirli, basta. Io ho avuto la fortuna con Vittoria Febbi, altra persona che io amo moltissimo, che è nel mondo del doppiaggio, nell'immaginario, mille volti di attori e attrici, di attrici importanti, importantissime, dalle Woolman, non lo so, a tutte quelle, che vinse un provino, guarda caso, per una riedizione della Gatta sul tetto che scotta. E il padre, oddio, non è che fosse l'ideale, fisicamente parlando, era Laurence Olivier. E con Vittorio aveva anche, c'era un discorso di stima reciproca, di affetto, di simpatia, un po' prendendomi per mano, ecco, mi ha portato quasi a imitare certe intonazioni di Laurence Olivier. Dice, ma quella è inglese, tu la dici in italiano. Ebbene, signori miei, funzionava. L'intonazione inglese di Laurence Olivier, grandissimo, immenso attore, forse non giustissimo nella parte, perché nell'edizione di Paul Newman e di Natalie Wood siamo abituati a, non ricordo il nome di quell'attorone, eccetera, che ha fatto mille film americani, e che forse è proprio Terragno, l'agricoltore. Cioè, era un gran signore, era il padrone delle ferriere, Laurence Olivier, in quel film lì. Però è questo che voglio dire, quando un attore è veramente, cosa che mi è successa anche con Anthony Quinn, molto spesso, tutte le volte che l'ho doppiato, da Stradivari, uno sceneggiato, un film televisivo di Battiato, un giovane regista in me, un po' sparito purtroppo, perché aveva veramente, a mio avviso, delle aperture da giovanissimo quando facemmo questi film, poi con la vicinanza di Mario Maldesi, che dico, ecco, doppiando Anthony Quinn, c'era proprio da seguire, ecco, e poi l'ho doppiato in altre, fino al Profumo del mostro selvatico, Salvando Angelo, insomma, che è l'ultimo film prima di morire. Insomma, l'ho sempre, ecco, seguito in certe intonazioni, in certe cose, in questo suo modo un po' messicano, un po' italiano, un po', ecco, e mi risultava bene, andava piuttosto bene. Quindi sono convinto di questo, che quando un attore è bravo, veramente bravo, va seguito. Questo è. Ah, Dio. Hai visto come è andato? L'abbiamo. L'ho cucinato tutto. Te lo sei spolpato! L'ho cucinato. Mi hanno distrutto, Anna. L'ho cucinato. Attenti a quei due. A fuoco!